Cari amiche, cari amici, buongiorno e bentornati sul canale. Torniamo ancora una volta a parlare del giallo di Via del Ciclamino a Rimini, la morte della povera Pierina Paganelli. Oggi iniziamo così. Ebbene, no, perché finché avrò un solo respiro in corpo, sia io che il team, l'ottimo team di difesa di Luis da Silva, non lasceremo nulla di intentato affinché il colpevole dell'omicidio di Pierina Paganelli vada in carcere, non un colpevole a caso che voi tanto vi affannate a, diciamo, mettere pietre sulla sua tomba. Se questo è, diciamo, il vostro obiettivo, personalmente vi renderò molto difficile raggiungerlo. E tu, Manuela, sai di cosa parlo. Avete appena visto un piccolo estratto dell'intervista fatta a Valeria, che manda per l'ennesima volta un messaggio chiarissimo e diretto alla sua ex amica Manuela. Cosa sta aspettando ancora Valeria per rivelare questo segreto tra lei e la stessa Manuela? Ormai ha fatto 30. Secondo me le conviene fare anche 31. Vi ricordate qualche mese fa quando in un'intercettazione, o meglio, era un audio trovato dagli inquirenti dove Valeria chiedeva a Manuela di trovare 10 minuti di tempo come li trovava con Luis per fare certe cose? Se no, sarebbe andata dai giornalisti a rivelare qualcosa di molto importante, o ancora meglio, sarebbe andata da qualcun altro che forse era peggio. E sì, qua ci risiamo. Ormai le conviene rivelare questa cosa, anche perché ormai una querela per stalking se l'è già presa. Sta rischiando grossissimo con una seconda denuncia, perché sta, tra virgolette, diffamando sia Manuela che Loris. Ormai non sta più parlando dietro le righe, è diretta oramai, punta chiaramente il dito su di loro, ritenendoli i colpevoli dell'omicidio di Pierina. Sempre ieri gli avvocati di Luis da Silva sono andati in carcere a trovarlo. Chissà cosa gli avranno consigliato. Ancora una volta voglio appoggiare la proposta fatta di Valeria. Perché non fare effettivamente questa prova sotto la Cam 3 con quel vicino di casa? Cioè, sarebbe una cosa facilissima da fare e anche velocissima. Fare passare questa persona, riprenderla, sovrapporre i due video e il gioco è fatto. Ci vuole veramente poco, visto che sono già stati due volte gli inquirenti lì in Via del Ciclamino a fare questi test. Non c'è due senza tre. Ora, cari amiche e cari amici, vi aspetto come sempre nei commenti. Voglio sapere da voi cosa ne pensate di Valeria, delle sue accuse, di cosa possono aver consigliato a Luis ieri in carcere e soprattutto, secondo voi sarebbe giusto fare questa riprova con il vicino di casa, che a parer mio è una cosa che potrebbe essere veramente lui, perché nell'arco di qualche minuto non doveva vedersi solo una persona passare sotto la telecamera della farmacia, ma due. Ora vi saluto, vi mando un grossissimo abbraccio, grazie di seguirmi in così tanti. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, giusto per attivare la campanella e avere in tempo reale la notifica del mio ultimo video. Ora vi auguro una buona giornata.